psicoanalitico, per quanto effettuato in carcere, mette il giovane delinquente nelle condizioni di utilizzare un pensiero meno caratterizzato da cose, da elementi arcaici, per cui il senso di colpa perde le caratteristiche urenti di ferita aperta, poiché riguarda un soggetto passato diverso dal soggetto attuale. Io ero colui che ha ucciso, oggi sono colui che sa che potrebbe uccidere, sa trattenersi e non uccidere. Cioè non fa più diniego, so che potrei uccidere. Dalla letteratura Peter Hoeg, un romanzo dolorosissimo e bellissimo, I quasi adatti, scrive: quando ci viene data ancora una possibilità, il tempo procede all'indietro, il passato ritorna. Allora di nuovo si ripercorre quello che portò alla catastrofe, ma questa volta con una speranza. Si tratta di un paradosso. Si potrà ammettere di odiare senza idealizzare se stessi o la natura originariamente buona dell'essere umano, poiché si sarà scoperto di potersi trattenere dall'agire il proprio odio, compiendo azioni distruttive, avendo potuto sperimentare che il buono può tornare dopo il cattivo e scoprire che tanto si ama quanto si odia, dal momento che, come ha mostrato Freud, la pulsione di vita e la pulsione di morte, Eros e Thanatos, sono tra loro in